Salve a tutti e rieccoci qui per introdurre il nuovo personaggio della nostra rubrica sulle specialità degli scacchi. Torniamo indietro agli anni 70. Questa volta il nostro protagonista è Dragoljub Velimirović, per gli amici Drasko, chiamato anche soprannominato il Tal Jugoslav, the Jugoslav Tal, proprio perché per quanto riguarda anche e soprattutto l'aspetto del calcolo tattico, lui era veramente perfettottimo. Solo perfettottimo è l'unico termine che può descrivere la sua innata abilità nel calcolo, che gli ha permesso di battere in maniera super offensiva tanti altri top GM dell'epoca. La sua ascesa iniziò negli anni 70, maestro internazionale nel 72, grande maestro l'anno seguente, e poi alle Olimpiadi di Nizza del 1974 riuscì a vincere due medaglie d'argento, ma soprattutto è ricordato e ancora oggi molto amato per il suo stile, soprattutto distruggere la siciliana. Ha fatto anche delle bellissime partite con i pezzineri, vedrò se proporne massimo una. Soprattutto vedremo tutti i suoi sacrifici tematici, oggi sono tematici, che ha introdotto contro la siciliana, quindi ogni video ci sarà un sacrificio diverso, lo vedremo quindi sempre con i pezzi bianchi ma sempre contro la siciliana, quindi potrò impostare come posizione iniziale della scacchiera E4-C5, la difesa che viene adottata da Xom. Voi direte, ma questi giocavano la siciliana, si esponevano? Innanzitutto eravamo agli inizi, quindi ancora dovevano subire tutti gli attacchi di Velimirović, adesso è molto facile parlare. E poi anche giocando altre difese, non so, una francese, una Caro-Kann, di certo l'impeto offensivo di Drasko non si calmava certamente, un po' come me che sono una belva, a parte che io perdo, piccola differenza. Cavallo F3, qui variante aperta, niente Grand Prix, variante chiuse, qui sempre cavallo F3 per appoggiare la spinta in D4, qui gioca cavallo F6, questo è un ordine di mosse inusuale, solitamente se si vuole rientrare nella linea aperta, ma in generale qui si gioca C per D4, con cavallo F6 l'unica cosa è che si risparmia, qui infatti cosa fa? Va a attaccare subito il pedone, di conseguenza il bianco difende sviluppando subito un pezzo, cavallo F6 serve soprattutto evitare dona per D4, anziché farlo subito, quindi evitare linee minori come la variante check over. Qui cavallo C3 sviluppa un pezzo e difende, C per D4, si rientra nella solita linea, il nero qua deve scegliere se giocare dragone, Neidorf, Scheveningen o classica, preferisce la difesa del grande Miguel Neidorf. Vediamo un po', a questo punto Velimirović procede con alfiere in C4, chi ha studiato le sue partite non si stupisce neanche di questa mossa, perché lui insieme a Bobby Fischer è stato il pioniere delle varianti con alfiere C4 contro la siciliana, contro quasi tutte le varianti, soprattutto la classica in cui creò l'attacco Velimirović vero e proprio, e lo vedremo nei prossimi episodi. Non l'ho fatto adesso, giusto per creare un po' più di adrenalina per chi seguirà questa rubrica. E6, andando quindi sempre a mossa teorica a costituire un piccolo centro, bloccare, almeno attutire tutta la forza, l'entità degli attacchi su F7 lungo la diagonale. Qua preferisce alfiere in B3, dove l'alfiere spesso poi si ritrova sotto attacco. Altri problemi invece per il nero sono già risolti, come sappiamo A6 controlla anche la casa B5 per impedire cavallo B5 poi su dona in C7, questo è comune a tante altre varianti come anche la Kann, la Poulsen. Quindi alfiere in E7, adesso arrocare corto, qui viene già a crearsi quello che è il setup tipico di Velimirović, che ancora una volta lui, come tanti altri, cioè tutti gli scacchisti, ci dimostra che è importante comprendere e assimilare dei pattern. Quindi alla fine quello che conta è lo schema, il meccanismo, anziché studiare a memoria una serie di mosse. Qui cavallo C6, dove all'occorrenza si potrà anche cambiare in D4 per alleggerire il peso, poi spingere anche in B5, mettere alfiere in fianchetto e lì il nero può dire la sua controgiocando in maniera energica. Ma quanto all'energia, Velimirović qua propone qualcosa di molto interessante, ossia donna E2, che è comune anche all'attacco Velimirović vero e proprio, quello che si adotta, come ho già detto, contro la variante classica. Quindi niente batterie, donna E2 è molto più originale. E innanzitutto la donna su questa diagonale può controllare, meglio, può appoggiare una spinta in G4, cosa che con donna D2 non sarebbe possibile. Qui pilota automatico per Xom, la vittima, ormai parliamo di vittime, i suoi avversari, e permette poi l'arrocco lungo, quindi permette di poter procedere in maniera offensiva e garantisce al bianco di velocizzare lo sviluppo dei propri pezzi. Arrocco corto, qui sappiamo già come fare, tutti i libri, anche quelli per i principianti più
come tipo i miei odiatori, no? Che sono i principianti più scarsi del pianeta Terra, sanno che quando ci sono gli arrocchi eterogenei, prima spazio e pedoni, e poi con i pezzi divertirsi con una serie di tatticismi. Si poteva anche spingere subito in G4, grazie anche all'azione della donna che controlla la diagonale e di conseguenza la casa. Lui preferisce invece re in B1. Questo è molto importante proprio per evitare problemi lungo la colonna C. Re in B1, prima o poi la dovete giocare. Qua allora si prosegue con B5, si può partire con la solita corsa contro il tempo in cui si scagliano i pedoni per aprire le linee. Drasco invece preferisce prima cambiare lui in C6, dopo donna per, porta l'alfiere in D4, dove adesso l'azione, e ne avremo la prova, si potrà svolgere anche al centro, quindi non soltanto sulle ala di re, ma anche al centro, magari piani come F4, idealmente cercare anche una spinta in E5 potrebbe essere possibile fin da subito, magari torre B8, qui si concentra sull'attacco contro l'arrocco E5, cercando di rendere molto più dinamica la posizione. Qui alfiere in B7, torre in comunicazione tra loro, adesso si potrà giocare anche torre in C8, quindi viene riservata quella casa preziosissima per una torre, noi sappiamo che la siciliana è la patria spesso del sacrificio di qualità in G3, in cui proprio Velimirovic si divertiva, devo ammettere, con i pezzi neri. Ma qui, in questa stupenda partita del 74, il nostro eroe sceglie di essere veramente completo per quanto riguarda la gestione. Prima di tutto con A3, mossa profilattica, qui B4 è comunque imminente, torre in C8, nell'immediato non provoca nessun problema al bianco, però serve a ultimare lo sviluppo dei pezzi. E allora qui Drasco decide di alzare il dito. Prima di tutto F4, adesso spingo io nel C5 per evitare che sia lui a farlo. Cambio, cambio, si sbarazza in questo modo. Ricordiamo sempre il cambio dei pedoni. Quali pedoni vengono cambiati? Pedone F per quello in D6. Guardate la posizione dopo due mosse. Ops, sono spariti questi due pedoni. Di conseguenza, questo poi ci trasmette un messaggio, quello che potremmo attaccare nella colonna D. Infatti, la mossa seguente, in maniera proprio lineare, coerente con lo stile dell'attaccante modello che tutti noi vorremmo essere, idolo Velimirovic, scrivete nei commenti cuori per Drasco. Cavallo D5. Ne parleremo, cavallo D5 è come un secondo nome del nostro Velimirovic, visto che fu il suo sacrificio. Il dinamismo qui è molto pericoloso dei pezzi del bianco, quindi Xom sceglie subito di semplificare e arriva alla presa in D5. Ora, questa linea permette alla fine, dal punto di vista materiale, un cambio alla pari, qui infatti Xom decide di andare fino in fondo alla variante per non rischiare altro, quindi presa in D4 è uno pseudo sacrificio perché qua si va subito a riguadagnare l'alfiere. Arriviamo qui al momento cruciale dove si è decisa la partita. Velimirovic porta la donna in settima, può portare la torre in settima. Questo può essere tradotto come un messaggio per poter, non sul campo delle donne, io porterò la torre in settima. Quindi il materiale non è l'unico fattore, come sanno tutti. Altre opzioni quali possono essere? Torre Fn8, forse quella più fastidiosa per il bianco, ragionando da posteriori, potrà essere lui a cambiare le donne, quindi manteniamo aperta la possibilità. Lui sceglie invece di divorare il pedone H2, quelle posizioni che un po' tutti temiamo quando abbiamo paura non tanto del pedone avvelenato, ma quelle che saranno le conseguenze se si allontana la donna dall'ottava e dalla settima traversa. Infatti lui qui, come ogni attaccante fin da bambino impara, l'apertura delle linee è fondamentale per il gioco dinamico d'attacco di 6, andando quindi a rimettere in gioco l'alfiere. Parleremo di questo alfiere di 6 che può adesso avanzare anche in settima, dove lì saranno volatili per diabetici per il povero Xom. Lui sceglie allora, in maniera comunque coerente con le sue mosse precedenti, torre in E8. Vado ad attaccare la donna, e qui che può fare? Non può di certo sacrificarla perché non avrebbe alcun compenso, non può spingere neanche in settima perché comunque c'è la torre F8 e non sono favorevoli le condizioni. Velimirovic ci trova una delle combinazioni più gustose della sua carriera. Dovrei commentarla in silenzio, anzi, dovrei far vedere le mosse perché va proprio assaporata tutta ad un fiato. E faremo così: alfiere per F7, sacrificio con scacco. E qui che fai? Non puoi naturalmente mettere il re in H8, perderai la qualità. Poi l'alfiere si interpone nell'ottava traversa, permettendo anche D7 e così via. Quindi tutto forzato. Torre che ricattura, donna per torre con scacco, il cavallo che riprende, e qui Velimirovic dimostra di avere ragione, fondando tutto sulla forza delle proprie torri e del pedone passato. Infatti, quale sacrificio di donna è assolutamente doveroso, torre F8, spinta in D7, difendo la torre minacciando il matto su una folle e ovviamente non giocata cattura, donna in D6, qui sembra rientrare subito in partita.
Il nostro eroe si sarà sbagliato. Don Odissei va a attaccare subito il pedone che sta difendendo la torre. Drasco capisce che il mirino è su F8 e infatti gioca l'unica mossa che gli permette di vincere. Addirittura qui Xom abbandona. Torre F1 si chiude questa gustosa combinazione. Non ci sono mosse favorevoli, qui perdi materiale come minimo. Due torri che minacciano il matto in F8 se prende il pedone. Lo stesso torre per non ha senso perché promuovo e poi matto con due pezzi pesanti che controllano la casa F8 oltre che la torre avversaria. Quindi un capolavoro targato Velimirović, che questo sarà soltanto il primo assaggio della sua filosofia di attacco contro la difesa siciliana. Like se volete vedere altre perle del tale Jugoslavo, un caro